Allora, caro Presidente Conte, caro Governo e capo lei, grande capo super partes Sergio Mattarella, Presidente padre di tutti gli italiani, dopo quello che ho sentito ieri sera dal Ministro Conte, ho una rabbia addosso, una rabbia che voi non potete nemmeno immaginare. Ed ecco la mia soluzione, la mia iniziativa. Io sono una semplice partita IVA, una misera per voi partita IVA. Piccolissima, ho un bar dove mi avete portato oggi al fallimento con la mia non apertura. E allora io, per la mia famiglia, per i miei due figli, per mia moglie, per me stesso, per la mia dignità di vero italiano, martedì quello che sarà il giorno 4, io apro la mia attività. Non faccio nessun flash mob, non consegno chiavi in maniera virtuale, non accendo e non spengo luci. Io oggi ho ricevuto l'ulteriore chiamata dalla banca per pagare la luce. Io domani vado a pagare la luce. Io giorno 18 aprile ho avuto sottratto dal conto corrente dell'attività le tasse, l'F24 riguardanti i dipendenti. Non è niente sospeso, virtualmente è stato sospeso. Mi avete dato 600 euro di merda. Io pago di affitto tra qua e la casa dove vivo con la mia famiglia 2.650 euro al mese. Ditemi voi oggi che cosa ci faccio? Dove devo andare a finire? Oggi con la non apertura dell'attività e aspettare fino al giorno 1 giugno, ai miei figli che cosa dico? Che cosa dico ai miei figli? Italia misera, povera, Italia basata sulla povertà. E sull'elemosina, perché ci date 600 euro perché siamo elemosinanti, oppure date buoni pasto perché la gente deve chiedere da mangiare, no perché dignitosamente ognuno ha lavorato. Io sono un'azienda sana perché ho tutti i contributi pagati, tutti i dipendenti pagati, tutto retribuito, ho tutte le tasse pagate, ho un DURC in regola, pago luce, pago affitti. Io fino ad oggi gli affitti li pagavo 2 mesi, anche 3 mesi anticipati. Oggi invece, da stamattina, non riesco bene a stare più all'impiedi. Sapete che ho fatto? Ho preso la mia decisione. Ho chiamato i ragazzi e ho pulito la mia attività. Domani finiremo di pulire. Giorno 4 mattina io apro il bar. Io devo portare da mangiare ai miei figli. Io e i miei figli alla porta della chiesa non li porto a chiedere l'elemosina, perché dignitosamente io da 4 anni mi sveglio alle 4 del mattino e chiudo alle 10 di sera senza mai un giorno di riposo e un giorno di ferie per permettere ai miei figli una vita normale. Io ho sbagliato precedentemente nella mia vita, caro Stato, sai cosa hai fatto? Mi hai chiamato a pagare il mio oneroso conto. Hai capito? Ho pagato il mio oneroso e caro prezzo economico e oggi, dopo che mi sono rifatto una vita con tanti sacrifici, tu non me la porti via. Hai capito? Caro Presidente Conte, Mattarella, apri gli occhi, apri le orecchie, difendi gli italiani se sei un vero presidente. Governo incapace, siete un governo incapace, non avete mai lavorato, eletti sui web. Sul web siete stati eletti, non da un popolo. Siete stati eletti sul web, gente che non sa fare nulla, non ha mai lavorato, oggi si sente ad amministrare, si mette là ad amministrare. Che cazzo mi amministri se non sai quello che fare? Comunque, io giorno 4 vengo ed apro la mia attività perché io devo dare da mangiare ai miei figli. Non le faccio fare fila fuori, come fanno la fila fuori le persone, fanno la fila dentro e dignitosamente lavoriamo. Perché un bar non ha niente meno che una macelleria, una farmacia, un supermercato, un parrucchiere, che cosa ha meno? Se hanno tutti i capelli tagliati in giro. Perché non vai a controllare, caro Conte? Tutti hanno i capelli tagliati. Sai perché? Perché la gente va a casa e glieli taglia. Perché siamo responsabili ormai. Pensi che io volessi la morte dei miei figli, la morte mia, di mia moglie? No, ti sbagli. Io voglio la vita sana per la mia famiglia. Perciò responsabilmente io apro l'attività, non mi mandare i carabinieri, non mi mandare le forze dell'ordine, perché dignitosamente so quello che hanno fatto fino ad oggi. Vieni tu e fermami.
caro Conte, vieni tu a fermarmi che ti faccio il mazzo così, come l'hai fatto tu a me oggi. Hai capito? Gran pezzi di merda, tutto il governo per intero.